だいやだまとたんにもりもりはりきゅうてああああと思ったらまちまち変身ドキドキ変身ワクワク変身パッパと変身いきもぴったんこマツマンでやったまんにやったまんに、che caldo! Mi piacerebbe fare una bella vacanza. Anche a me piacerebbe. Un altro negozio di quei tre. Diamo un'occhiata. Entrate ragazzi, facciamo sconti speciali per i più piccoli. Per la moda di quest'anno posso dire piccole cavallette. Potete scegliere tra tante razze pregiate. Pensate, questo grazioso animaletto può trasformarsi facilmente in altri piccoli insetti e costa solo 5.000. Ma davvero può fare una cosa del genere? Ehi piccolo, non vorrei mettere in dubbio la nostra parola. Compralo e ti convincerai, ecco. Mi voglio una! Ehi, ehi, calma, calma, ce n'è per tutti, per tutti! Che affare, mi sdrogno, le abbiamo vendute tutte! Meraviglioso! Mi fai vedere come si trasforma la cavalletta? Oh, ma che noiosi! Spiegaglielo un po' tu, Boiacchi. Perché proprio io? E piccolino, prestami un attimo la tua cicala. Ecco, guardate bene, se le mettete un po' di olio diventerà una grossa cicala, ecco. Se le mettete gli occhiali diventerà una cicala occhialuta. E con il cappello diventa un insetto boy scout. Ecco tutto, e ora presto andate a casa, piccoli. Ma questo è un imbroglio! Evviva! Mi dacci i soldi! Si approfittano anche dei bambini. Hai ragione, Ganchan, tutto questo è semplicemente disgustoso. Rivoglio indietro i miei soldi, ci hai preso in giro! Che facciamo, Miss Dronio? Accogliamo la richiesta, qui la situazione si sta scaldando paurosamente. Tenetela, insomma, se no ve ne andate immediatamente comincerò a scolacciarvi. Me ne approfitti perché siamo piccoli, vero? Ma no, che cosa dici? Io amo i bambini, però adesso ve ne andate tutti a casa. Ciao! I grandi sono i problemi e brutti. Beh. Abbiamo venduto tutte le cavallette, ma i soldi guadagnati sono pochi. Dimmi, Boiacchi, non hai un'altra idea poco faticosa ma molto redditizia? Mi vuol dire come faccio a mettere in pratica le mie idee se lei non mi dà il becco di un quattrino? Un orrendo bruco! Io ho un terrore folle dei bruchi! Proteggimi, Boiacchi! E a me chi mi protegge? Via, via! Vai via! Sono Mr. Doc Robey! Inchinatevi ai miei piedi! Signore! Aprite bene le orecchie! Ho saputo da fonti certe che la Doc Roston si trova a Londra! Tocca a voi trovarla! Ma sarà difficile! Miss Dromi ha ragione! È una città così grande, da dove cominciamo? Quando arriverete a Londra, rivolgetevi a Sherlock Holmes. È un famoso detective che vi aiuterà. Questa volta la troveremo. Non abbiamo bisogno di nessun aiuto. Sappiamo benissimo cavarcela da soli e quindi non cercheremo affatto quel detective, ecco. Voi farete ciò che vi ho detto o sarete doppiamente puniti. Agli ordini, eccellentissimo signore padrone. Ovunque nascondete la vostra identità di ladri o Sherlock Holmes rifiuterà di aiutarvi. Ma scusi, da quando siamo ladri, Lo siamo sempre stati, zuccone. Speriamo che la mamma non lo venga a sapere. Certe volte vorrei sapere come fai a essere così stupido, forse perché lo sai e basta. Finalmente, Dronio, hai capito di che pasta è fatto il tuo Boiacchi. Sono così contento che ora ti darò un bacio. Questa è la prima volta che do un premio. Toglietemi di dosso questa cosa! A te il bacio non lo do. Antipatico. Ora vi mostrerò la nostra nuova bella macchina robot. Prima vorrei ringraziare per la cartolina che ci ha mandato un'ammiratrice, Lucia di Sperlonga. La macchina di questa settimana è un suo progetto. Eccola, guardate. È semplicemente vergognosa. Ah, mi dispiace, non potevo fare di meglio con i pochi soldi che mi ha messo a disposizione. Mi rifiuto assolutamente di salire su questa specie di incubo. Non so, non si faccia pregare, andiamo. Oh, e adesso che vuoi fare? Ah! Ma è piena di ragnatele! No, non è niente.
Partiamo alla ricerca della Dockroston. Agli ordini, Miss Dragna. L'attaccante è pronto a partire per Londra. Andiamo! È un guaio, non si vede, è un palmo dal naso. Che fortuna, si sta diradando. Quella deve essere Londra, siamo arrivati finalmente. Atterriamo subito. Ma certo, agli ordini, amore mio. Peccato, ancora nessun caso interessante. Salve, Mr. Sherlock! Eh? E lei, il famoso detective di cui tutti parlano? Sì, certo, sono io. Cosa volete da me? Siamo dei giornalisti inviati dal Dockro Times. Non muoverti! Oh, forse qualcosa non va? Riesco a scoprire degli sguardi se una persona è onesta o un ladro matricolato. Dunque, vediamo, guardandovi attentamente sembrate... Sembriamo? Dei grandi stupidi! Ma come ci permette? Noi non siamo degli stupidi. È vero. Basta ragazzi, Sherlock Holmes non ha detto che la verità. Ma come dice? Come dice? Abbiamo bisogno della sua collaborazione. Dobbiamo scrivere un lungo articolo dal titolo Le 24 ore di Sherlock Holmes. Un articolo su di me? Già, pensi quanta notorietà in più le darà il nostro interessante articolo? Ecco... Da un bel po' di tempo non ha lavoro. Ebbene, in cambio lei dovrà aiutarci a cercare la pietra Dockroston. La pietra Dockroston? Esatto, e se la troverà il nostro articolo su di lei apparirà nell'edizione di domani del nostro giornale, d'accordo? E così molte persone si ricorderanno di lei e la ingaggeranno. Sarebbe bello, che cosa ho da perdere? D'accordo, accetto. Splendido! Tutto va come previsto, è in trappola. Fatemi pensare, la pietra Dockroston è quella forma di grosso teschio. Sarà una ricerca aspra e dura, ma riusciremo a trovarla, vedrete. Oh, lei è davvero un uomo eccezionale, le sue parole mi hanno emozionata, inoltre affascinante. Sciocchina. Chissà cosa ci trova di bello in quel detective centenario. Basta gingillarsi, al lavoro! Oh... E adesso cosa fa? Si comporta come un cane, eh? Oh, non capisco. Ha un fiuto davvero infallibile. Ho già trovato una traccia. Ecco, questo è l'ufficio del detective Sherlock Holmes. Suoniamo. Non risponde nessuno. Siamo arrivati tardi. E cosa facciamo adesso? Beh, lo cercheremo in lungo e in largo per tutta la città. Sì, bene. Tigre, muoviti, tigre. Ho la netta impressione che quel cane ce l'abbia con me. Forse ha trovato in te una certa somiglianza con la sua mamma. Smettila di dire sciocchezze, non ho mai avuto cani come parenti io.
Aiuto! Fermati, tigre! Oh, fantastica quella tua interpretazione! Sono bravo, lo so, grazie! Signore, il pericolo è stato scongiurato! Mi fa piacere! Continuiamo le ricerche! E ho paura che non riusciremo a cavare un ragno dal buco! Sono stanco morto. Allora, Mr. Sherlock, quella traccia di cui parlava stamattina? Non lo so, mi devo essere sbagliato. Lei non è un vero detective, ma un incapace e un buono a nulla. È vero, abbiamo camminato per ore senza concludere niente. Guardate lassù! Ah, sapevo di avere un fiuto infallibile! Evviva, 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 evviva! L'ho trovata! Oh, presto, prendiamola! Un momento, per cortesia scattatemi una foto con la Dockerstone alle spalle come ricordo. Certo, la contentiamo subito. Presto, Boiacchi, scatta una foto al nostro eroe. Da subito. Ecco. Oh, mi dispiace, signor detective, di averle fatto così male. Impadroniamoci della Dockerstone, presto! Fermi! Sono Yattaman, il giustiziere. Preparatevi a difendervi! Uffa, uffa, di nuovo quei bambini capricciosi, non li sopporto! Siete pronti? Un momento, prego. Scusate, prima di cominciare la battaglia, permetteteci di andare a prendere la nostra macchina robot parcheggiata proprio qui vicino. Non ve lo permetterò, è una bugia. Questo non me lo sarei mai aspettato da un giustiziere come te. Lo sai benissimo che non possiamo difenderci. Sarebbe sleale, non avete armi. D'accordo, allora vai. Ah, ti ringrazio, in fondo sei un bravo figliolo. Sarà questione di un attimo. Ehi, eccola che arriva. Ma scusi se lo fate aspettare, possiamo andare, Miss Dronio? Questa volta voglio vincere! Voglio darti un consiglio, ritirati subito finché sei in tempo. Ti dico questo perché la nostra macchina è invincibile. Ti ringrazio tanto, tanto. Di niente. Aspetta un momento, hai dei baffi fantastici! Non dire poi che non ti ho avvertito. Conte, all'attacco! Agli ordini! Bene, fatti sotto! Sei fantastico, Boiacchi! No, non è ancora finita! La vittoria è nostra! Perché hai detto quella parola? Yattaman, prendi il tuo tonico! Metti in azione il tuo meccanismo! Attenzione, amici, darò inizio allo spettacolo! Non si preoccupi, Miss Dronio, la nostra macchina è invincibile. Come fa a restare così sicuro? Si stanno mangiando tutto. No, ma un asso nella manica è per questo che sono tranquillo. Ma...
Il nostro bozzolo si è trasformato in farfalla. Oh, bene, complimenti. Oltre ad essere una bella farfalla, è una macchina infernale. Sarà più dura del previsto. Ora userò il gas accecante. Bene, sarà meglio usare la contraria. Con... aspetto la luce. Non ci vedo. Yatto, yatto, yatto. Smetta di strapazzarmi. Bene, ora possiamo ritornare a prendere la pietra d'Ocroston. Agli ordini. Sono riusciti a prendere la pietra. Ehi, tocca a noi cantare vittoria oggi. È vero. Yatta, grumo. Si dice yatta me. Mister Docrobel questa volta sarà felice e non oserà punirci. Miss Dronio si ricorda che molto tempo fa mi aveva promesso un bacio se avessimo vinto. No, non ricordo una cosa simile. Comunque te lo darò lo stesso perché sei stato bravo. Che emozione. I nostri sforzi non sono stati vani. Un alveare. Abbiamo vinto come sempre. Yatta, yatta me. Yatta go. È stato tremendo, non ho mai avuto tanta paura in vita mia. Non voglio che le mie ammiratrici mi vedano in queste condizioni. Spegnete il televisore, vi prego. È giunta l'ora della punizione. No, questa volta io non c'entro, è stato quello stupido di Sherlock Holmes a darci delle false indicazioni. Lui non c'entra, siete stati voi. Musica! Mi sento stranamente inquieto. Mancano i fantasmi. Aiuto! Ho creduto alla storia di quei tre furfanti. Non sono più il detective di una volta, mi ritirerò. Non dica così, noi abbiamo vinto anche grazie a lei, lo sa. Quando lei si è accorto che quei tre erano ladri, ha indicato loro una pietra falsa. Non ho fatto altro che il mio dovere. Mister Sherlock, noi partiamo. Le auguriamo di lavorare sempre in nome della giustizia. Certo, combatterò il male finché potrò, amici. Ciao, ciao! I rintocchi delle campane risuonano nella città immersa nella nebbia. Salutiamo i nostri amici che ritornano a casa. Yatta! Yatta! Yatta men!